Ogni scusa è buona per visitare Como. Si chiama così la campagna di comunicazione ideata da Comune, Distretto Urbano del Commercio e ben 6 associazioni di categoria riunite per promuovere la città e le sue opportunità di fare shopping in occasione dell'arrivo del Giro di Lombardia il prossimo sabato 7 ottobre. Un investimento complessivo di 10.000 euro che ha già portato e porterà ancora sulle prestigiose pagine di Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport inserzioni mirate per il pubblico lombardo. Alla spesa e all'intera iniziativa, come si accennava, hanno compartecipato anche Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, CNA, Unindustria e CDO, ovvero tutti i partner di Shopping Como. L'assessore al commercio Marco Butti ha fatto un primo punto su riscontri e obiettivi dell'iniziativa. Promuove il commercio grazie al volano dello sport che è l'arrivo del Giro di Lombardia e la Gran Fondo di domenica. Abbiamo promosso lo shopping cittadino con la partecipazione di tutte le categorie su 2 grandi quotidiani nazionali, la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera, con dei dati già molto interessanti, contatti netti oltre 2.300.000, quindi un patrimonio da sfruttare è rappresentato dal Giro di Lombardia. Abbiamo cercato di fare questa iniziativa che non sarà l'ultima ma sarà la prima di una lunga serie di sinergie e di collaborazione tra vari settori dell'amministrazione, turismo, sport, cultura e commercio. Al termine dell'operazione, che prevede 5 uscite totali delle inserzioni sui 2 quotidiani di RCS, saranno analizzati gli eventuali benefici per le vendite dei negozi, così da calibrare nuove iniziative simili. L'auspicio è sicuramente quello, magari non continuare sempre con la stessa azione, ma di sicuro questo è un modo di lavorare che vede la collaborazione nella discussione, ma anche nel poi realizzare quelle che sono nel concreto le azioni di vario tipo.